Bentornati guerrieri qui su Eller Channel. Oggi un altro video molto interessante che insomma in questo periodo sto venendo a contatto con sempre più stimoli, per cui è veramente difficile addirittura contenermi. Oggi parleremo degli alibi, vedremo un attimino come questi alibi ci impediscono di realizzare la nostra felicità quotidiana. E ci portano su strade che sono molto molto diverse rispetto a quelle nelle quali vorremmo camminare. Se siete curiosi di fare questa riflessione insieme a me, non mi resta che chiedervi di guardare questo video e aspettarvi, ovviamente, come al solito, dopo la sigla. Ah, bentornati guerrieri, oggi sono in questa camicina meravigliosa, l'adoro, l'ho presa su AliExpress tipo 6 euro, vabbè, una cosa del genere, Black Friday, Black Friday. È un po' troppo accollata per me perché di solito non porto queste cose, però mi sa molto di stile inizio novecento, bellissimo insomma, l'ho messo con queste cose azzurre, l'azzurro non è un colore che utilizzo molto soprattutto in inverno, però ho voluto provare a metterle e mi sembrano molto molto carine. Voi che ne dite? Poi bando a questa, bando alle ciance, bando soprattutto a questa intro un po' frivola. Come vi dicevo, oggi parleremo degli alibi. Allora, gli alibi cosa sono? Sono tutte quelle cose all'interno delle quali ci nascondiamo pur di non ammettere, e in questo caso non di non ammettere all'esterno, ma di non ammettere a noi stessi, quelle che sono le verità. Le verità quali? Le verità di ogni tipo. Ogni volta che normalmente diciamo perché ci stiamo costruendo un alibi, il 90% delle volte, ovviamente vi sto parlando di qualche cosa di riferito a noi stessi, non al mondo che ci circonda, quindi non quando dobbiamo spiegare il funzionamento di qualcosa, ma quando dobbiamo spiegare la motivazione di un nostro comportamento, ecco, quello è il 90%, anzi anche il 99% delle volte, quando usiamo la parola perché, stiamo semplicemente creando un alibi che ci deresponsabilizzi di fronte a noi stessi, davanti allo specchio. Per cui nel momento in cui diciamo, ma io ho fatto in ritardo perché, ci stiamo costruendo un alibi. Poi quell'alibi può anche essere un alibi verificato. È vero, effettivamente ho fatto in ritardo perché mi si è bucata la gomma. Però noi sappiamo che ci stiamo costruendo un alibi. Spesso e volentieri quest'alibi non è neanche così palese come la gomma che si buca. Quindi spesso e volentieri ci costruiamo veramente delle vere e proprie regge, dei veri e propri castelli strutturati, con delle impalcature enormi, forti, resistenti a qualunque tipo di obiezione e quindi di contraccolpo, per deresponsabilizzarci di qualche cosa che abbiamo fatto, che abbiamo detto, che abbiamo pensato o qualunque sia l'azione. Costruirci questo genere di alibi non serve a nient'altro che allontanarci dalla realizzazione di ciò che ci farebbe davvero felici, ci farebbe davvero vivere come persone felici. Ogni volta che noi puntiamo il dito contro qualche situazione, quindi non per forza contro qualcuno, ma contro qualche situazione, contro qualcosa, noi non stiamo nient'altro che allontanando la nostra felicità da noi stessi. Il costruirsi l'alibi ci fa semplicemente sentire un po' meno colpevoli di fronte al mondo esterno, ma soprattutto di fronte a noi stessi. Quando ci mettiamo allo specchio di qualche cosa, spesso e volentieri allo specchio non ci arriviamo nemmeno, proprio perché ci costruiamo gli alibi. Pensiamo che non ci sia bisogno di farci un minimo di analisi o di esame interiore o introspettivo per ogni cosa che diciamo, che facciamo. Abbiamo sempre un perché e normalmente quel perché non è mai un perché riferito alle vere motivazioni che ci hanno impedito di fare qualcosa o
ci hanno fatto fare qualcosa di cui non siamo completamente, totalmente orgogliosi. Ogni volta che tiriamo fuori una frase fatta, tipo, la vita è così, certe cose non si possono cambiare. Quelli sono tutti alibi che non hanno nessun'altra funzione se non quella di impedirti di diventare felice. È vero, la vita è più comoda con gli alibi, molto più comoda. Perché nel momento in cui io faccio qualcosa e non sono orgogliosa di quello che ho fatto, se ho l'alibi, vado tranquilla. È colpa della gomma bucata. È colpa della grandine della pioggia. È colpa di mio marito, di mia moglie. È colpa di mia sorella. È sempre colpa di qualcos'altro o di qualcun altro. È colpa del fatto che io sono un ritardatario cronico. E oramai sono così, alibi. Perché è così. Alibi. E ogni volta che noi ci mettiamo a macchinare per costruire questi alibi, utilizziamo tanta di quell'energia che se ne utilizzassimo un decimo per raggiungere i nostri obiettivi, saremmo tutti dei vincenti, saremmo tutti fortunati, saremmo una popolazione di gente che sa che cosa vuole e che sa cogliere le occasioni della vita per vivere ciò che vuole. Non solo sa creare nella vita le occasioni per vivere ciò che vuole, come vuole, nella piena consapevolezza e nella piena gioia e nel pieno amore e nella piena gratitudine per tutto ciò che la vita ci offre. E invece noi no. Noi costruiamo alibi. E lo impariamo fin da piccoli, eh? Il bambino normalmente quando non capisce una cosa, e i bambini sono molto più osservatori di noi perché per loro è tutto nuovo, per cui sono pronti a cogliere qualunque tipo di segnale nuovo, e se non se lo spiegano chiedono ovviamente all'adulto di riferimento, che può essere il papà, la mamma, il nonno, la nonna, lo zio, la zia, il fratello più grande, la sorella più grande, può essere il maestro dell'asilo, la maestra dell'asilo, insomma chiedono all'adulto di riferimento: cos'è quello? Perché fa così? E spesso e volentieri, quando un bambino si misura con una situazione complessa, che è complessa anche per un adulto, l'adulto, al posto di dire al bambino, amore mio, non lo so, scopriamolo insieme perché funziona così. Facciamo un ragionamento e vediamo se lo capiamo tutti e due insieme perché succede così. Quando un adulto non sa cosa rispondere a un bambino, gli dice, perché la vita è così? Perché funziona così? Perché sì? E quando si spazientisce addirittura gli dice basta, questa è la cosa più brutta che ci succede, a tutti succede, non fare più domande. E con questa frase tuo padre, tua madre, tuo nonno, tua nonna, tuo fratello, chiunque sia stato, ha castrato completamente la tua curiosità e la tua attitudine a chiederti ogni sacrosanta volta c'è qualcosa che non ti torna, a chiederti la ragione e a chiederti come funziona quella determinata cosa in realtà. Quindi io non dico che non sia giusto capire le ragioni per le quali avvengono determinate cose, oppure ci comportiamo in determinati modi per le quali determinate cose avvengono in noi stessi. Non dico che non sia corretto chiedersi ed analizzare la ragione per la quale io ho detto una certa cosa o ho reagito in un certo modo. Dico che bisogna prendere una distanza, dico che bisogna avere la forza di capire quanto quella ragione, quanto quel perché è nostra responsabilità e come possiamo fare la volta successiva per far sì che quel perché, che è nostra responsabilità, non si verifichi più. Quando si inizia a demolire tutti gli alibi dalla nostra testa, si inizia a cogliere uno dopo l'altro tutti quei significati che sono dietro all'alibi. Quindi tutti quei perché, che non sono più il perché, ma diventano dei come. E si inizia a capire effettivamente come costruire le occasioni per la propria felicità. Non mi vengono esempi facili da riportarvi, quindi io spero che nonostante il mio discorso sia un po' come al solito chiacchierato e non indotto da una vera e propria sequenza logico-scientifica, cosa che per molti sarebbe gradita ma io preferisco non usare perché veramente vorrei far aprire più occhi possibili, non occhi che sono già aperti. Non vi è mai capitato di avere un amico o un'amica che magari vi confida delle cose che non riesce a capire? Magari spesso sono situazioni di relazioni
sentimentali, no? E voi poi la consolate, lo consolate, quello che è, e dopodiché dentro di voi pensate quante se ne sta raccontando. Cioè, le motivazioni che questo amico o amica vi dà, in pratica voi capite dall'esterno che non sono nient'altro che appunto degli alibi che questa persona si sta costruendo per non guardare in faccia la realtà. E la realtà spesso è che magari, appunto, in situazioni di questo tipo può capitare che magari non gli piaci, per cui ti tratta da tappetino, da tappeto zerbino. Praticamente ti sta trattando da zerbino perché a lui non gli piaci, però tu te la racconti, no, ma quello ha problemi in famiglia, no, gli è andata male qualcosa sul lavoro sicuramente, no, ti ha trattato male perché non ti vuole, perché non gliene frega niente di te, tu che sei suo amico lo pensi, ma in realtà questo ti sta dicendo, no, guarda, ma mi ha trattato malissimo, ma io lo capisco perché veramente ha avuto un problema con sua nonna e quindi non... Era proprio una giornata, no, questa, poi gli è andato male anche una cosa al lavoro. E praticamente questo vostro amico si continua a creare giustificazioni su giustificazioni, magari anche al posto di qualcun altro, per non ammettere la pura e semplice verità che non ce n'è, non gli piace, quest'altro gli sta dietro come un zerbino, appunto, e viene trattato da zerbino. Ecco, questo lo facciamo anche quando non ce ne rendiamo conto, anzi, quando non ce ne rendiamo conto, cioè, scusate. Anzi, quando lo facciamo non ce ne rendiamo assolutamente conto e quindi continuiamo a farlo, 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 farlo. E questo non ci rende la vita, non ci rende la vita felice. Anzi, il crearsi tutti questi alibi normalmente è un metodo utilizzato, per cercare di rendere accettabili quelle situazioni che non lo sarebbero altrimenti. Cioè, appunto, come nell'esempio che vi ho fatto, il vostro amico è innamorato di qualcuno che non corrisponde, lo stesso amore, e tratta male il vostro amico. Se non si desse la giustificazione, appunto, del lavoro che gli è andato male, dei problemi in famiglia, non riuscirebbe a sopportare, di essere trattato male da questa persona e non riuscirebbe a sopportare che probabilmente questa persona lo tratta male perché non è minimamente interessata ad avere una relazione con lui o a innamorarsi del vostro amico. Per cui vi dico, guardiamoci di più allo specchio. Ogni volta che stiamo per iniziare la nostra frase con la parola perché, che ci scatti un campanellino d'allarme e ci faccia alzare un pochettino le orecchie per cercare di capire se quel perché non è nient'altro che un alibi dietro al quale si nasconde una paura o che ci serve per accettare di buon grado un qualche cosa che in realtà ci rende pesantemente infelici. Io con questo ho concluso. Mi auguro che questo video vi abbia dato qualche spunto, vi abbia reso possibile accorgervi di qualcosa in più. Vi mando il solito bacio. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, vi chiedo un pollice in su. Iscrivetevi e mi raccomando, condividete questo video perché chissà quante persone se la raccontano tra i vostri amici, tra i vostri conoscenti. Per cui magari vedendo questo video dicono cacchio, me la sto proprio raccontando e magari cambiano qualcosa nella loro vita verso una vita un pochettino più felice. Vi ringrazio ovviamente di essere stati con me fino alla fine di questo video. Vi ricordo che questo tipo di video viene pubblicato tutti i giovedì alle 14 e viene inserito nella playlist intitolata Sul divano rosso a casa di Heller, che vi lascio ovviamente qua nel pallino informazioni. Vi mando ovviamente il solito bacione e tantissimo, tantissimo amore.